Ciao ragazzi. Allora, oggi nuovo mukbang. Come vedete, penso che si veda il piatto. Scusatemi se non sono completamente al pieno della forma, però lo sapete tutti, che la nonnina non c'è più e allora ci dobbiamo ancora riprendere. Niente, io vabbè. Faccio il video, cerco di non farvi pesare il mio stato d'animo. Allora, come vedete, la dieta la sto continuando. Qui c'è praticamente la carne che ha cucinato mia suocera, che è stata brava. Ci sono le verdure, sono petti di pollo, verdure, ci sono le zucchine, le carote zucchine e carote, sì. E forse la cipolla, credo. E col sugo condite con il pepe e basta. Insomma, potete vedere. Non mangio col pane. Questa è la carne, quindi buon appetito. E questo per me mi fa da piatto unico. E nulla. Buon appetito, buona cena, buon pranzo, buono spuntino, buon quel che volete. Allora, non ha moltissimo sapore perché non c'è burro, non c'è dado, non c'è olio. Guardate quanto è grossa questa zucchina, questa carota. Fa proprio bene. E quindi devo dire che la carota si sente proprio appieno il sapore della carota. Mi piacciono tantissimo le carote, veramente. Mangiatele perché fanno bene le carote. Precisamente, questo è un piatto che ha fatto per me Davide, che mangiamo questo. Davide penso che mangia anche il primo. Io no, mangio questo perché non, a parte che non vado pazza per la pasta. E poi comunque già questo mi sazia. E poi è comunque un bel po' di carne, c'è il sughettino che comunque è pomodoro, è stato allungato con l'acqua. E comunque il pepe al posto del sale dà il sapore, comunque il pepe non fa ingrassare. Molto buono. Anche se cioè, ha i suoi sapori naturali, anche se dico non sa di niente, però si sentono i sapori realistici della carota, della zucchina, del petto di pollo. Si sente molto il pepe, appunto, che ci sta bene. Però almeno è una cosa che non fa male. Ecco. Io volevo ringraziarvi tutti quanti perché siete molto molto carini, che ci avete fatto le condoglianze, veramente grazie di cuore a tutti, grazie. Sì, c'è anche la cipolla, ecco, si vede qua. Non ho fatto un video apposta, non intendo farlo perché comunque quello che dovevo dire credo di averlo riassunto in quel video e non per mancanza di rispetto, proprio perché comunque non volevo fare né un video apposta, né titoli acchiappa visualizzazioni, né monetizzare su una tragedia del genere. Infatti anche quando io feci, ovviamente non è che si può mettere a paragone la cosa, ma quando io feci il video della mia gatta, la Megan, che era morta, avevo fatto un video dedicato a lei. Ma l'avevo fatto e avevo tolto la monetizzazione, infatti non ci avrei mai pensato di monetizzare un video del genere, infatti quello è senza monetizzazione. Proprio per rispetto e per scelta. Quello era il video della bambola e siccome me la sentivo neanche comunque di rispondere ai vari commenti che erano arrivati su Instagram, che sinceramente io non so come avete fatto a saperlo prima ancora che lo dicessi. Non lo so. Allora,
l'ho voluto far capire con quel video che era, doveva essere un ricordo nostro, quello dove si vede che io faccio il regalo a Davide, e che è un orologio praticamente. Gli ho fatto un orologio di Armani, e il significato, io ci ho legato quel significato molto profondo. Nulla, sostanzialmente questo. Ora cambiamo discorso perché sennò veramente mi butto ancora più giù. Volevo dire che veramente siete stati tantissimo carini, davvero. Adesso penso proprio che la programmazione dei video sarà di nuovo come prima, uno al giorno. Sul canale di coppia, stasera, dopo, sì, è già uscito un video. Il video spesa l'avevamo girato quando ancora non sapevamo nulla, il 22, quindi che era al pomeriggio, insomma. Vabbè, comunque, nulla. Non so, non credo festeggerò il mio compleanno. Forse andiamo dai miei cognati, stiamo insieme lì. Non lo so, sinceramente non mi sembra il caso. Alla fine, dopo varie mille peripezie, siamo riusciti a trovare il completo Davide. Ma questo lo vedrete praticamente nel vlog che uscirà domani. Vi farò vedere il completo, molto elegante. Cosa mi raccontate voi di bello? Scusate se non sono di molte parole, anche se vabbè continuo a parlare, però. Però vi prometto che li farò tutti così i video. Datemi il tempo di, insomma, di elaborare il lutto e di riprendermi, insomma. Scusate se sentite in sottofondo i vicini che sono molto chiassosi e nulla. Volevo dire una cosa, giusto per cambiare discorso. Vi ricordate che vi avevo detto tantissime volte, vi avevo consigliato telefilm che a me era piaciuto ma in una maniera pazzesca. Hill House, bellissimo, telefilm, una serie TV horror. Praticamente è stato rinnovato per la seconda stagione. È bellissimo, non vedo l'ora che esca, dovrebbe uscire a breve. Appunto, vedo l'ora di vederlo. Io ora sono arrivata alla settima stagione di Supernatural, mi piace sempre di più, al punto dove ci sono le Leviatani sono arrivata. Cioè, in realtà sono alla settima stagione, l'episodio è non so se il quindicesimo o il sedicesimo. Comunque, vabbè, questa stagione ci sono i Leviatani. Come cose da sconfiggere. Mi piace molto bella questa serie. A me guardare le serie TV mi piace molto. Soprattutto la sera che magari non riesco a dormire così. Guardo una serie TV e diciamo che mi fa compagnia.
mi concilia il sonno. Che magari Davide si addormenta prima e quindi io mi guardo la serie TV sapendo cosa fare. Fatemi sapere se ci sono serie TV nuove, genere paranormale, horror, perché sono quelle che io prediligo. E niente, qua ho quasi finito di mangiare, come potete vedere, e mi sento già veramente sazia. Talmente tenera la carne che non mi è servito neanche il coltello per tagliare. Infatti, si spezza con la forchetta perché è veramente tenerissima. Devo dire che sono stata costretta a mettere i commenti di approvazione sotto al video, appunto quello lì della bambola, perché gente che veramente non sa ciò che dice, però da questo video in poi rimarranno liberi i commenti come sempre, però quelli li ho dovuti mettere in approvazione dopo che sono arrivati dei commenti veramente alquanto ignobili. Non dico altro. Nulla, io ripeto, scusatemi se non sono proprio al massimo. E niente, i prossimi video vi prometto che non li farò col muso lungo. Bene, come vedete ho finito. Mi bevo l'acqua. Vabbè, prima di bere l'acqua vi saluto. Io vi ringrazio ancora tutti quanti, grazie a tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre, a tutte le persone che ci stanno dimostrando affetto, sostegno, che ci scrivono in privato, che ci hanno fatto le condoglianze, appunto, alle mail che stanno arrivando. Insomma, grazie, grazie davvero di cuore. Io spero di avervi fatto compagnia e il video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacione. Grazie ancora di cuore a tutti. E mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. E anche al canale di coppia, Davide Chiara Channel, e al canale Chiara D'Alessandro ASMR. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!